Ben ritrovati ad una nuova puntata di Salute Sicura e con me, come al solito, c'è anche Floriana Figliomeni. Ciao Floriana. Ciao Francesco, buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, questa è la nostra ultima puntata di questa prima stagione che abbiamo realizzato in quest'anno, poi torneremo sicuramente a settembre, ci fermiamo per un po', ma poi a settembre ci sarà una nuova stagione. Che impressioni hai avuto, Floriana, di questa prima esperienza con Salute Sicura? Allora, Francesco, intanto positiva, nel senso che è stata una bellissima esperienza, sia formativa dal punto di vista proprio, come dire, pratico, ma anche umano, nel senso che abbiamo incontrato tanti, tanti esperti, abbiamo scambiato tante opinioni e quindi devo dire che è stata una bella, bella esperienza, sicuramente da ripetere. E tu invece come ti è sembrata questa prima stagione? Eh sì, anche a me ha fatto molto piacere, reputo che sia un programma necessario perché poi non molti o forse pochissimi parlano di salute in senso olistico, cioè ci sono tanti programmi ma pochi l'affrontano con il taglio che abbiamo dato noi, che è quello, diciamo, di avere uno sguardo olistico comunque, cioè sull'essere umano. E poi mi ha molto colpito un po' tutto quello che hanno detto i vari nostri ospiti. E cioè la necessità poi di conoscere se stessi, che mi è sembrato un po' il filo rosso della nostra trasmissione in questa prima serie, ecco. Sì, sono d'accordo con te. Devo dire che noi abbiamo ospitato dal professor Di Bella a Sonia Germani di Energie Sottili, del CRES, insomma, abbiamo avuto vari ospiti da Paolo Ercoli di Tao Academy e quello che ho notato è che un po' tutti sicuramente hanno parlato di stile di vita che è fondamentale. Io ho anche una cosa a cui tengo particolarmente, nel senso che è fondamentale avere uno stile di vita, ovviamente compatibilmente con le proprie esigenze, col proprio lavoro, che sia il più compatibile al benessere. Quindi quando parliamo di stile di vita parliamo di alimentazione, e infatti come insomma, già abbiamo anche parlato io e te, nella prossima stagione sicuramente questo è un argomento che terremo un po' più in considerazione attraverso, insomma, gli incontri con una nutrizionista. Quindi sicuramente l'alimentazione ha una valenza fondamentale per quanto riguarda il benessere, come fondamentale alternare il sonno alla veglia, come poi è fondamentale rivolgersi a dei professionisti in caso di necessità, ma la cosa che, su cui un po' tutti hanno in qualche modo posto l'accento è stata proprio la capacità di autoascolto per comprendere quali sono le reali esigenze del nostro corpo inteso in senso olistico, quindi non solo corpo fisico, e quindi come dire, in qualche modo attraverso l'autoascolto si entra in contatto con se stessi, si è in grado di comprendere ciò che ci necessita e quindi ovviamente dare al nostro sistema ciò che è necessario in quel momento, per il proprio benessere. E un altro aspetto che io ho trovato molto interessante, che è sempre stato, come dire, il filo conduttore di questa prima edizione, è anche la capacità di stare nel qui ed ora, nel senso che le esigenze del nostro corpo, sempre in senso olistico, sono diverse da fase a fase della nostra vita. Ovviamente un adolescente ha delle necessità totalmente diverse rispetto a una persona adulta e quindi anche la capacità, no, di accettare i cambiamenti del nostro corpo e in qualche modo nutrirlo adeguatamente nelle diverse fasi della nostra vita. Quindi io ho notato che questi sono stati i due argomenti, come dire, un po' il cuore di tutti i nostri incontri. E io lo trovo una cosa interessantissima, anche perché se questo aspetto in qualche modo noi fossimo in grado di integrarlo alla nostra medicina, come dire, forse faremmo bingo, come si suol dire, no? Perché poi unire una capacità medica attuale che è data comunque da anni di studio, di prove, e comunque voglio dire, tu, come tu ben sai, io credo che l'integrazione sia l'arma vincente, perché comunque la nostra medicina
per molte cose, ha delle, come dire, delle competenze che sono estremamente interessanti nel momento in cui all'interno, come dire, della medicina e della capacità terapeutica del medico, come dire, l'aspetto economico non è cioè l'aspetto economico non è la cosa fondamentale. Questo vale anche per le medicine non convenzionali, ovviamente. E l'integrazione dei tuoi aspetti quando i terapeuti, i medici hanno a cuore veramente il benessere della persona, credo sia veramente l'arma vincente. Questo è un po' quello che io credo, Francesco. Sì, infatti secondo me in questa fase dovremmo molto, un po' tutti, e lo dico anche personalmente, lavorare proprio sull'aspetto forse maggiormente spirituale della conoscenza di se stessi, perché chiaramente le notizie che vengono da fuori, no, sono preoccupanti, c'è tanti scenari di guerra, possibili guerre che possono arrivare anche, diciamo, a colpire direttamente, già lo è sul territorio europeo, ma anche più vicino a noi. C'è sempre poi il timore che quanto abbiamo vissuto nel triennio, no, 2020-2022 fino al 2023 possa in qualche modo ripetersi. Sappiamo tutto quello che è successo, no, con la cosiddetta emergenza sanitaria. E secondo me, quindi, diciamo, la sfida di ognuno forse dovrebbe essere quella di prepararsi nel miglior modo possibile in questo senso, e quindi conoscere se stessi, per non però anche, diciamo, capire che cosa ognuno può essere utile in questo percorso, non però con la paura che possa succedere qualche cosa, ma con la consapevolezza che qualsiasi cosa accada è una sfida per la nostra evoluzione. Cioè, forse dovremmo cercare, diciamo, di trasformare quella paura che molto spesso è indotta, no, dai media, e poi da tutto quello che ci circonda, in qualcosa, diciamo, di positivo. Cioè, andrebbe trasformata quella paura con la voglia di fare qualcosa per se stessi e per stare bene, e anche forse per schermarsi, no, da questa paura che poi viene instillata soprattutto dai mass media. E questo ha molto a che fare con un programma come il nostro, che vuole parlare, diciamo, di salute e benessere olistico, ed è il motivo poi per cui io ho voluto iniziare fortemente questo programma, ritenendolo, diciamo, necessario, per lanciare dei messaggi importanti proprio verso questa direzione. Non so tu come la vedi su questo aspetto. Cioè, secondo me, quello della paura, di superare la paura, di fare le cose anche per se stessi, non però dettati dalla paura, ma da una voglia di evolversi, di crescere spiritualmente. Sì, secondo me hai centrato un po' quello che è il discorso che c'è poi a monte di tutte le discipline olistiche, nel senso che noi siamo abituati ad andare dal medico perché abbiamo un problema di salute e abbiamo paura, oppure siamo abituati a prendere un integratore perché non ci sentiamo bene e in qualche modo abbiamo paura che quel nostro non stare bene, non ci possa, come dire, far vivere in maniera, come dire, serena tutti gli impegni del quotidiano. Invece dovrebbe proprio cambiare il punto di vista, nel senso che uno dovrebbe pensare a se stesso dal punto di vista del benessere in senso olistico, non perché ha paura di ammalarsi, ma proprio perché ha voglia di stare bene, perché se noi stiamo bene possiamo anche vivere la vita, come dire, a 360 gradi e al 100% delle opportunità che ci dona. E probabilmente nel momento in cui noi, come dire, ci sentiamo in qualche modo equilibrati nel nostro benessere e nella piacevolezza della vita, probabilmente tanti conflitti, anche conflitti personali col nostro vicino, potrebbero essere evitati. Allora, sono anch'io molto preoccupata per lo scenario, come dire, diciamo così, mondiale che c'è e che è uno scenario che in realtà, come tu sai meglio di me, è comunque, come dire, è da anni che noi siamo comunque immersi in guerre, anche se magari negli anni precedenti non c'è stato tutto questo rilievo.
come c'è stato ultimamente, forse perché appunto è più vicino a noi. Purtroppo, Francesco, noi lo sappiamo benissimo che le guerre sono, come dire, un business economico fortissimo per poche elite. E come dicevamo, come ti dicevo prima, nel momento in cui gli interessi economici in ogni ambito superano l'interesse per il bene della persona e per il bene comune, secondo me, come dire, c'è veramente la degenerazione della nostra società, passami il termine, nel senso che purtroppo negli ultimi anni, almeno io non voglio fare un discorso, come dire, troppo indietro nel tempo perché probabilmente ero anche io diversa, quindi non avevo gli strumenti che posso avere adesso. Credo che però negli ultimi anni, come già ci ha fatto osservare il professor Di Bella quando l'abbiamo intervistato, ed è una cosa che a me ha colpito tantissimo, lui giustamente ha detto che quando gli interessi economici entrano nell'ambito della salute, purtroppo non c'è, come si dice, non c'è trippa per gatti. E purtroppo è così, e io credo che questo valga in ogni ambito. Alcune volte, adesso io non voglio demonizzare, come dire, l'aspetto economico, ognuno di noi vive del nostro lavoro ed è giusto che sia così. Però quando come dire, l'egoismo, ecco, usiamo questo termine, è estremo e supera la bellezza della vita e l'importanza della vita di ogni singolo individuo, secondo me vuol dire che veramente abbiamo un attimo perso la bussola. E credo che nella nostra società, negli ultimi anni, attraverso appunto la manipolazione, attraverso la paura indotta, sta un po' perdendo la bussola. In realtà, come dicevi tu, Francesco, la paura prima di tutto è un'emozione, è umana e noi dobbiamo anche imparare ad accettare le emozioni che ci circondano perché fanno parte della natura umana. Ma soprattutto le emozioni possono diventare uno strumento fondamentale per la nostra evoluzione. E se noi evolviamo singolarmente, vuol dire che la società evolve e vuol dire che il mondo potrebbe in qualche modo cambiare, quantomeno modificare la direzione che ha preso in questo momento. Per cui sì, credo che tu abbia centrato l'argomento e infatti soprattutto nelle filosofie orientali, si parla della paura come strumento di evoluzione, perché nel momento in cui noi abbiamo la consapevolezza delle nostre paure, già in automatico diventano un pochino più piccole, perché iniziamo ad osservarle, osservandole. Quindi trovandocele davanti già possiamo dire, vabbè, ma forse questa paura non è poi così grande per come l'avevo immaginata, no? La nostra mente immagina delle cose che poi quando sono, e che poi quando noi viviamo in realtà sono diverse. E quindi nel momento in cui iniziamo a prendere contatto con la nostra paura, possiamo iniziare ad osservarla e comprendere che non è poi così grande come noi l'abbiamo immaginata nella nostra mente, e quindi possiamo in qualche modo utilizzarla per comprendere dei nostri nodi, delle nostre, come dire, delle nostre emozioni ancora più profonde, appunto, dei nostri buchi neri, il nostro famoso lato scuro, lato ombra, chiamiamolo come vogliamo, prenderne consapevolezza, integrarlo in noi stessi e quindi, come dire, evolvere. Credo che questo possa essere un grande passaggio individuale, perché poi questi sono passaggi individuali che però se ogni individuo fa questa sua piccola rivoluzione, ovviamente il tessuto sociale cambia, perché se tutti, come dire, nel nostro piccolo mondo cambiamo, il tessuto sociale cambia, come dire, no? La rivoluzione si fa nei piccoli gesti quotidiani. Che dici tu, Eh Francesco, sì, rispetto hai detto poi una cosa verissima, cioè che poi è un percorso individuale che ognuno di noi de deve fare, che è chiamato a fare con i suoi tempi e con le sue chiaramente modalità. C'è anche chi magari non riesce a farlo in tutta la vita, però sicuramente poi penso che sia una sfida un po' a cui tutti sono chiamati e a cui tutti un po' dovrebbero diciamo, spingersi. E io vorrei che poi questo spazio che noi abbiamo, Salute Sicura, fosse l'occasione per dare uno stimolo in tal senso. Ecco, quindi mi piacerebbe che anche nella prossima edizione affrontassimo questo programma e quindi le nostre puntate con questo obiettivo in testa, cioè che è quello poi di
far capire la necessità di superare le paure e quindi anche far capire, come dicevi tu, la necessità di porsi come un osservatore esterno e quindi di andare a capire magari anche da un sintomo che ognuno di noi manifesta in momenti della vita, e magari dietro quel sintomo c'è un qualcosa, c'è una nostra paura, una nostra relazione, un nostro conflitto che va prima di tutto osservato per poi insomma risolverlo con i diversi strumenti poi che la medicina ci offre, diciamo quella convenzionale, quella anche, come dire, olistica e quella a seconda dei casi, insomma, come abbiamo visto, quella della omeopatia oppure della medicina tradizionale cinese, insomma, gli strumenti poi sono tanti, ecco. Sì, poi c'è anche un'altra cosa, no? Secondo me interessante e che io credo che sia molto importante, è che noi abbiamo il nostro potere personale, nel senso che noi non, questo vale in tutti gli ambiti, noi ci occupiamo di salute, quindi vale, perché noi parliamo di salute, però vale anche nelle scelte economiche, nel senso che noi abbiamo un potere, no? Abbiamo un potere d'acquisto, abbiamo un potere di scelta. Ed è anche importante, come dire, essere consapevoli di questo potere, non demandarlo ad altri ed esercitarlo in maniera consapevole. No? È come dire, se io sono consapevole che il mio mal di testa è dovuto al fatto che sto lavorando tantissimo. Io ho questa consapevolezza, è già un punto di partenza, quindi io non demando il mio potere a un farmaco, a un medico, no? Io ho la consapevolezza che il mio mal di testa è dovuto a un eccesso di lavoro e poi posso scegliere gli strumenti adatti per compensare il mio mal di testa in questo periodo di superlavoro e comprendere che io non posso lavorare 22 ore su 24, 365 giorni all'anno, altrimenti la mia salute ovviamente rischia cioè l'equilibrio dinamico della mia salute rischia di compromettersi. Quindi, come dicevi tu, noi abbiamo un ventaglio di strumenti terapeutici, che sono però strumenti, sono mezzi, sono tecniche. Io ci tengo sempre tantissimo a questa cosa e noi possiamo scegliere quella che è più adatta a noi nel contesto storico in cui viviamo, nel momento storico che stiamo vivendo, nel momento individuale, nella fase della vita che stiamo vivendo, ma sono strumenti che noi possiamo scegliere, non sono la risoluzione del problema. La risoluzione del problema è perché altrimenti noi demandiamo a uno strumento esterno il potere, invece siamo noi che abbiamo il potere per risolvere il problema utilizzando degli strumenti e scegliere quello che per noi è ideale. Io amo molto questo aspetto delle terapie naturali perché l'obiettivo delle terapie naturali è una cosa a cui io veramente tengo tantissimo, è proprio quello di favorire l'autoguarigione attraverso il potenziamento della vis medicatrix naturae del nostro corpo, cioè il potere di autoguarigione del nostro corpo. Quindi ogni strumento ha l'obiettivo di fortificare questo. Quindi non è la terapia naturale, non funziona ho il mal di testa, prendo il rimedio omeopatico per farmi passare il mal di testa. Sì, anche perché il sintomo dolore del mal di testa mi dà, ovviamente mi crea un disagio, ma l'obiettivo è utilizzare il rimedio omeopatico, il rimedio fitoterapico, i fiori di Bacca, qualsiasi cosa vogliamo utilizzare per fortificare il mio organismo a ripristinare quel giusto equilibrio per cui il sintomo mal di testa scompare. Ok, io spero che questo concetto sia molto chiaro ed è il concetto che comunque questo concetto abbiamo visto che è alla base di qualsiasi persona che abbiamo intervistato, ogni persona ci ha presentato il suo strumento, il suo mezzo terapeutico, ma questo mezzo terapeutico aveva la finalità di fortificare il corpo in senso olistico, quindi dal punto di vista fisico, emotivo, mentale ed energetico della persona. E questo credo che sia uno dei concetti fondamentali che la nostra medicina purtroppo ha dimenticato, nel senso che il medico ormai vede il sintomo, ha il protocollo e ti dà il farmaco. Però il sintomo
è sempre, come dire, la manifestazione di qualcosa di più profondo. Anche un mal di testa io parlo del mal di testa perché è, come dire, è uno degli aspetti, come dire, è una delle problematiche che più io ho riscontrato, ma anche il mal di testa può avere una componente da stress, quindi una componente energetica, una componente emotiva, cioè ci sono tanti motivi per cui può esserci un mal di testa. E prendere il farmaco che sopprime il sintomo non significa che va a sradicare alla radice la causa, che è invece la cosa fondamentale, altrimenti, superato l'effetto del farmaco, io mi ritrovo di nuovo col mal di testa. Questo non significa che se io ho un colloquio di lavoro importantissimo e il mal di testa non debba prendermi il farmaco per poter, come dire, andare in maniera ottimale al colloquio, ma non può essere quella la regola. Spero sia di essere stata chiara su questo aspetto. Chiarissimo, Floriana, questo è fondamentale, grazie per questa precisazione ulteriore che abbiamo, va sempre affrontato nelle nostre puntate ed era doveroso, diciamo, ribadire questo concetto, il potere di autoguarigione. Floriana, io ti ringrazio moltissimo per il tuo fondamentale supporto, aiuto e insomma alla costruzione di questo programma. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a te Francesco, è stata un'esperienza bellissima, nel senso che anche a me mi è piaciuta molto, come ti dicevo prima, al di là del fatto proprio didattico, perché ho veramente anch'io appreso tantissime cose, perché poi io credo che sia anche importante per tutti noi ascoltare sempre voci diverse, imparare tecniche diverse, sperimentare tecniche diverse perché appunto ci arricchiscono umanamente parlando ed è solo se ci arricchiamo che anche possiamo prendere consapevolezza di aspetti che magari non conosciamo e quindi evolvere. E quindi ti ringrazio sia per questa parte e anche per la, come dire, per la piacevolezza di condurre, di co-condurre con te un programma. Io in passato avevo fatto radio ed era stata un'esperienza che mi era piaciuta tantissimo e devo dire che anche questa è stata un'esperienza estremamente, veramente piacevole. Quindi grazie a te per avermi consentito di co-condurre con te questa trasmissione. E ne sono molto contento, grazie Floriana. Allora ci diamo appuntamento a settembre per una nuova stagione di Salute Sicura. E Perfetto, ci vediamo a settembre. grazie a voi per aver seguito questa puntata, il programma Salute Sicura. Se vi piace il nostro lavoro, sostenetelo attraverso i riferimenti IBAN e PayPal che potete leggere in sovraimpressione, li mettiamo sempre anche in descrizione, nei commenti sul canale YouTube. Grazie di cuore a chi ci sostiene e grazie di cuore a chi lo farà. Alla prossima!